Diamo inizio a questa serata, do il benvenuto a tutti, vi ringrazio della vostra presenza, secondo appuntamento di quest'anno del caffè e oggi abbiamo come ospite, e la ringraziamo, Raffaella Frullone, giornalista milanese ma originaria di Bergamo, quindi gli facciamo un applauso. E soprattutto stasera, questa serata parte da una domanda: chi vuole cancellare la donna? Ecco, un tema molto attuale, per cui lasciamo a lei subito la parola, ma prima di lasciare la parola a lei la lascio ad Alessio per una presentazione dell'ospite ma anche della serata. Grazie ancora a tutti. Buonasera, bentrovati anche da parte di tutto lo staff, finalmente ci siamo, insomma secondo appuntamento, il primo è stato più o meno un mese e mezzo fa con Pietro Sarubbi, dove ci ha insomma raccontato la sua testimonianza di fede. E oggi, l'ha già detto il Don, siamo con Raffaella Frullone per parlare di un tema che mai avevamo trattato prima, che è quello del femminismo o del neofemminismo, poi ce ne parlerà sicuramente Raffaella. Il format, lo sapete, è sempre lo stesso, verso metà, dopo che Raffaella finirà di parlare, ci sarà la possibilità di fare delle domande, avete i fogliettini davanti, avete le penne, per cui potete sbizzarrirvi e scrivere delle domande che poi potrete consegnare a noi e a cui ovviamente Raffaella potrà rispondere. Nel frattempo ovviamente in fondo c'è Sara che sarà pronta a deliziarvi con insomma dolci e caffè ovviamente. Stasera partiamo dalla domanda: chi vuole cancellare la donna? Lo faremo ispirati dal suo libro, che tra l'altro mi pare sia appena uscito, che è questo qui, Presidenta anche no, resistere al fascino del neofemminismo, che trovate ovviamente anche in fondo, che successivamente potrete acquistare. Raffaella, classe 81, vive a Milano ma è di Bergamo, è giornalista da oltre 20 anni, lavora per TV2000 e collabora anche con il mensile Il Timone. Ora non ci resta che rispondere alla fatidica domanda. Buona serata. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, mi metto il cronometro per non sforare eccessivamente. E innanzitutto volevo ringraziarvi per l'invito e anche insomma per la vostra presenza qui stasera. Come detto da Alessio e anche dal Don, io sono una giornalista, classe 81 come il Don, quindi notate che c'è classe di ferro, esatto. E da oltre 20 anni lavoro un po', lavoro in ambito radiotelevisivo sostanzialmente. E, quando abbiamo deciso il titolo da dare a questa serata, quando ci siamo anche accordati per questo appuntamento, io stavo finendo di scrivere appunto il libro, il mio libro che si chiama Presidente anche noi, che è uscito circa un mese fa. Quindi diciamo che parte di quello che vi racconterò stasera è contenuto nel libro, parte no, ed è anche frutto del lavoro di questi mesi, ma anche un po' del mio percorso, perché dentro al libro insomma ci ho messo tanto del lavoro professionale che ho fatto, ma anche un investimento un po' esistenziale, perché ad un certo punto, iniziando a lavorare anche con le notizie, mi sono resa conto che c'erano delle questioni di fronte alle quali non si poteva rimanere indifferenti. E quindi possiamo partire. Ho preparato delle slide insomma, che ci accompagneranno, e direi che possiamo partire da questo signore che si chiama Matt Walsh. Classe lui 1986, è un papà di 5 figli, è un volto piuttosto noto del conservatorismo americano, uno scrittore, un documentarista, e praticamente lui lo scorso anno ha lasciato la sua casa, che si trova a Nashville, nel Tennessee, casa dove vive con la sua famiglia, si è preso un periodo per realizzare un documentario che ha questo titolo, Che cos'è una donna? Lui praticamente cosa ha fatto? Ha preso la telecamera ed è andato in giro a chiedere alle persone che cos'è una donna. Ora, voi non ci crederete, ma più o meno il 95% delle persone che lui ha intervistato negli Stati Uniti, ha girato in lungo e in largo, prima ha intervistato gli intellettuali, poi è passato agli studiosi, poi è passato alla gente comune, la gente non sapeva rispondere. Voi direte, com'è possibile? Vi assicuro che è esattamente quello che è accaduto. Lui è partito intervistando alcuni, ad esempio, docenti universitari. Ad esempio c'è un docente
dell'Università del Tennessee, del Dipartimento di Psicologia, tra l'altro specializzato in studi su donne, genere e sessualità. Lui va, prende l'appuntamento, va da lei, non è che era un'intervista all'improvviso, e chiede cos'è una donna, e questo docente risponde: una donna è una persona che si identifica come una donna. Poi va da un ginecologo, va da un chirurgo e fa la stessa domanda: che cos'è una donna? E si sente rispondere: la femminilità è una combinazione di ciò che stai mostrando attraverso indizi di genere che dai. Poi passa a fermare le donne in strada, e lì, cioè, mi dispiace perché ovviamente un conto è sentire me che lo racconto, ma vedere le facce delle persone, vi assicuro, è sconcertante. Quando lui chiede, ferma le persone, chiede cos'è una donna, si vede l'imbarazzo, gente che scappa, risatine, gente che fugge. A un certo punto arriva anche alla marcia delle donne di Washington. Dice: vabbè, sono alla marcia delle donne, qualcuno saprà dirmi che cos'è una donna. Quindi lui chiede, anche lì nessuno sa rispondere. A un certo punto una donna gli chiede: ma lei cosa vuole sapere? Lui dice: ma niente, io voglio solo sapere la verità. E questa donna gli risponde: la verità è transfobica. Il documentario di Matt Walsh è stato un po' una piccola bomba nel mondo americano, e sostanzialmente scoperchia quello che c'è dietro il cosiddetto cambiamento di genere. Dà voce quindi a chi ha vissuto sulla propria pelle, con la sofferenza, questa illusione di poter cambiare sesso, ma racconta e mostra anche come, modificando il nostro modo di pensare e di parlare, si cerca di ridefinire la realtà. E mostra che c'è un posto nel mondo in cui si fa fatica oggi a definire una donna, mentre io credo e spero che, se qualcuno girasse per l'Italia, ancora la risposta a questa domanda potrebbe averla. Eppure nell'America, che è il cuore dell'Occidente con i suoi valori, è arrivato a non saper definire che cos'è una donna. E ovviamente queste cose poi attraversano l'oceano e arrivano da noi. Andiamo con la prossima slide. Praticamente questo è il dizionario Cambridge, siamo in Inghilterra, che nel dicembre del 2022 sostanzialmente ha cambiato la definizione di donna, di woman. Qual è il motivo? Per essere maggiormente inclusivi, hanno detto. Quindi prima la definizione di donna era essere umano adulto di sesso femminile, ora è stata fatta un'aggiunta: è un adulto che vive, si identifica come una femmina, anche se può aver avuto un altro sesso alla nascita. Quindi la Bibbia della lingua inglese sostanzialmente tenta di imporsi sulla scienza e sull'evidenza, cambiando con le parole quello che la natura, che crea l'uomo e la donna, pur con tutta la volontà del mondo, niente potrà mai modificare. Ovviamente adesso qualcuno potrà dirmi: sì, ma non è stata modificata, è stata ampliata per essere appunto più inclusivi. Sì, ma così si cambia la realtà, o almeno ci si prova, perché non esiste. È come se io dicessi: la tal persona è un po' morta, cioè, o sei morto o non sei morto, o è un po' incinta, o sei in attesa o non sei in attesa. Infatti, insomma, seguendo questa china, sono state introdotte espressioni raggelanti tipo le persone che mestruano, le persone che allattano, le persone che partoriscono, quando fino a ieri si chiamavano semplicemente donne. Quindi effettivamente c'è qualcuno che vuol cancellare la donna. Andiamo avanti. Allora, lo scorso anno un signore, un uomo, che si chiama Rick Valéry Collet, che è quello con l'abitino rosso e la fascia, ok, ha vinto il concorso di Miss Olanda. Ora, la notizia avrebbe meritato di comparire nella rubrica cose strane dal mondo, se vivessimo in un mondo normale, se si potesse ancora dire normale senza essere accusati di voler discriminare qualcuno. Invece, secondo il Corriere della Sera, questo signore ha fatto la storia. Quando è uscita la notizia, il Corriere scriveva così: considerata un esempio per la comunità LGBTQIA+, si legge nell'articolo, la modella, al femminile, non ha nascosto le difficoltà vissute da bambina, al femminile, appena nata, appena undicenne, scusate. Appena undicenne ha deciso di cambiare nome da Rick a Ricky perché sentiva che il corpo in cui era nata non le apparteneva. Sono nata in un corpo sbagliato, riportano poi le sue parole: prima ero Rick, ma ho sempre voluto essere Ricky. Ho iniziato la terapia ormonale a 16 anni, mi sono sottoposta a intervento chirurgico per cambiare sesso. E secondo il Corriere,
Questa è una persona che ha fatto la storia, quindi il Corriere, come altre testate, ha presentato la notizia senza fare una piega di fronte al fatto che uno, un ragazzino, decida di cambiare nome a 11 anni, due, assuma ormoni per cambiare sesso a 16 anni, cosa tra l'altro impossibile, e di fronte al fatto che un uomo vinca un concorso di bellezza femminile, è tutto considerato normale. Peraltro, vabbè, facciamo una piccola parentesi, che ormai i concorsi di bellezza sono considerati sessisti, anacronistici, da eliminare, però ovviamente se un concorso di bellezza viene vinto da una persona cosiddetta trans, diventa, come dire, un faro di civiltà attraverso cui abbattere gli stereotipi. Il caso olandese ha fatto scuola, poco dopo anche in Portogallo è arrivato un miss uomo, e vabbè, potremmo liquidare tutto in una risata, se non fosse che a farne le spese sono appunto le donne. Non si tratta solo di concorsi di bellezza, ad esempio quello che c'è nella foto qui più in basso si chiama Fabrizio Petrillo, che si fa chiamare Valentina, è un napoletano di 46 anni, il quale ha deciso di intraprendere la cosiddetta transizione, ha iniziato ad assumere ormoni, non è stato operato, però invece ha deciso di gareggiare 400 metri ai mondiali di atletica paralimpici di Parigi, femminili ovviamente, e ha vinto, non era la prima volta, nel 2023 ha vinto diverse gare, ovviamente grazie alla sua struttura che è maschile. Quindi ci sono donne che magari si erano allenate per anni, facendo i sacrifici che ogni sportivo fa, lavorando sulle performance, spendendo tempo, energie, tutto per vedersi sconfiggere da un uomo. Non è forse questo un modo per cancellare la donna? Negli ultimi 10 anni in Inghilterra c'è stato un fortissimo aumento delle ragazze che hanno affermato di voler cambiare sesso. Il quotidiano Il Guardian ha parlato di esplosione, perché ha spiegato che nel 2012 erano circa 250 all'anno gli adolescenti che decidevano di affrontare il percorso in cui cambiavano sesso, ed erano per lo più maschi. 10 anni dopo sono diventati 5.000. E la maggioranza sono femmine. Sono delle adolescenti che si sono rivolte al Gender Identity Development Service della clinica Tavistock, che è una clinica che per 20 anni sostanzialmente ha accompagnato giovani e giovanissimi. Uso sempre questo gesto delle virgolette per cambiare sesso, perché chiaramente nessuno può cambiare sesso, perché se anche io dovessi assumere tutti gli ormoni della terra, dovessi farmi asportare i seni, facessi un'operazione posticcia per farmi ricostruire dei genitali maschili, non sarei comunque un uomo, perché ogni cellula del nostro corpo, come ben sapete, è sessuata, e quindi il sesso non si può in ogni caso cambiare. Comunque questa clinica, dopo che ha accompagnato per 20 anni i giovani a coltivare questa illusione, è stata chiusa lo scorso anno, perché dopo tantissime segnalazioni e denunce è emerso che i minorenni, i bambini, venivano avviati frettolosamente all'assunzione di farmaci bloccanti della pubertà, e questo sfociava in un deterioramento della salute mentale, per non parlare di quella fisica. Quella che vedete in mezzo si chiama Luca Hein, ha subito una doppia mastectomia a 16 anni, cioè quella è lei prima dell'operazione, ha cercato di diventare maschio, e quella è la sua seconda foto. Oggi però, come molti altri, si definisce detransitioner, cioè sono le persone che hanno iniziato il percorso di transizione, si sono rese conto che era un'illusione, che non solo non hanno trovato la felicità che cercavano, ma la loro vita è devastata dal dolore, e stanno facendo il percorso indietro e hanno riabbracciato la loro identità, in questo caso femminile. La fila dei pentiti della transizione di genere si allunga di giorno in giorno. Quella che vedete di lì all'inizio è Kat Cattinson, è una cantante di formazione chimica, ha raccontato la sua vicenda in un documentario molto molto bello, e anche lei ha 28 anni, dopo aver assunto ormoni è stata operata, e anche lei si è resa conto che aveva vissuto soltanto un'illusione. Tra i più famosi ultimamente c'è invece questa ragazza molto giovane dietro le mie spalle, che si chiama Chloe Cole, che lei praticamente ha solo 18, adesso ne ha 19 forse, comunque ha 18 anni, dopo aver fatto il percorso di andata, tra virgolette, verso il genere maschile, è un percorso che lei ha iniziato a assumere bloccanti per la pubertà a 12 anni, e di ritorno verso la sua identità femminile ha fatto causa ai medici responsabili delle operazioni che le sono state fatte,
E lei dice così: a 16 anni ho realizzato che avevo fatto un errore gigantesco. Mi sono resa conto che la bellezza della maternità mi era stata portata via da professionisti della medicina a cui i miei genitori mi avevano affidata. Mi sono resa conto, maturando, che a 12 anni un bambino non conosce davvero la propria identità. Mi sono resa conto che volevo essere ciò che sono sempre stata e sempre sarò, una donna. Negli ultimi anni io ho letto tantissime storie di questo tipo, veramente tantissime, tantissime le persone che sono pentite, piangono il corpo che non hanno più, i figli che forse non potranno mai avere, le relazioni distrutte, le occasioni mancate, piangono la fiducia riposta nei medici e poi tradita, a volte piangono la fiducia riposta anche nei genitori, piangono anche problemi fisici, la densità ossea, alcuni tipi di scompensi biologici, genitali atrofizzati. E la cosa pazzesca è che mentre il Regno Unito ha fatto un'inversione di rotta, o almeno ha dato una frenata insomma piuttosto netta sul cosiddetto cambiamento di genere dei minori, anche nei paesi del nord Europa si sta tornando indietro, negli Stati Uniti la fila dei pentiti si allarga, nel nostro paese ancora si continuano a somministrare bloccanti della pubertà, sebbene sia di oggi la notizia che il Ministro della Salute ha rilevato che in uno dei centri in cui in Italia si somministrano questi farmaci come la triptorelina off label per bloccare la pubertà e cambiare sesso, tra virgolette, insomma è emerso che ci sono state delle criticità, c'è stata un'ispezione del ministero e quindi insomma bisognerà vedere che cosa accade al Careggi, spero che questo possa porre un freno. Nel frattempo però, ad esempio, nelle nostre scuole avanza la carriera cosiddetta alias, che è una specie di mostro, non so neanche come definirlo, giuridico-scientifico, attraverso cui un ragazzo minorenne che se manca da scuola deve portare la giustificazione della mamma, però può decidere di farsi cambiare nome e sesso, che poi mi dico dal punto di vista educativo cosa stiamo trasmettendo a questa persona se lo accontentiamo, cioè noi abbiamo un ragazzo che pensa di essere nato nel corpo sbagliato e noi gli diciamo sì, guarda, sei veramente nato nel corpo sbagliato, ti cambio nome, anzi ti cambio anche sesso. Ma la verità è che nessuno nasce nel corpo sbagliato, questo noi dovremmo dire ai ragazzi oggi. Andiamo avanti. Lei è la mamma di Harry Potter, cioè la scrittrice che ha dato vita a insomma, uno dei fenomeni letterari insomma, più famosi degli ultimi anni, la Rowling. E da anni è in prima linea nello sfidare questa pressione che c'è, nello sfidare la dittatura del pensiero unico attorno a queste tematiche, nello specifico delle donne. E, lei si è espressa più volte insomma, contro le leggi liberticide che nel suo paese, in Scozia, hanno cercato di appunto imporre il pensiero unico. Qualche giorno fa, il 1° di aprile, è stata approvata una legge proprio in Scozia che estende il crimine di incitamento all'odio, che finora veniva applicato ai casi di razzismo, anche a chi esprime idee critiche sulla fluidità di genere. Nonostante sia stata pesantemente attaccata negli ultimi anni proprio per le sue dichiarazioni, ha dichiarato proprio qualche giorno fa che continuerà ad affermare l'esistenza e la distinzione di due sessi sulla base delle caratteristiche biologiche. E ha commentato: i legislatori scozzesi sembrano aver dato più valore a quello che sentono alcuni uomini che portano avanti la loro idea di femminilità misogena e opportunistica piuttosto che i diritti e le libertà delle donne e delle ragazze reali scozzesi. Inoltre lei ha rimarcato che questa legge non farà altro che mettere a tacere chi sostiene la necessità di spazi differenziati per i due sessi. Lei fa riferimento agli spogliatoi maschili e femminili o a come dire, gli spazi nel carcere per maschi e femmine, perché ha tenuto monitorati molto da vicino i casi di violenza che si sono consumati proprio per la promiscuità che c'è in questi ambienti quando viene meno la differenza tra i due sessi. E, praticamente quando è stata approvata appunto la legge il 1° di aprile, ha detto questo: da diversi anni le donne scozzesi subiscono pressioni da parte del governo e dei membri della polizia affinché neghino l'evidenza dei loro occhi e delle loro orecchie, ripudino i fatti biologici e abbraccino un concetto neoreligioso di genere che non può essere provato. Al momento sono fuori dal paese, ha detto, ma se quello che ho scritto qui è considerato un crimine, secondo i termini della nuova legge, mi aspetto di essere arrestata quando torno nel luogo di nascita dell'illuminismo scozzese.
Questa qui sono io. La mia prima volta, cosa state pensando? No, eh? No. Allora, questa sono io all'Università di Bergamo. Qui c'è scritto anno 2000. In realtà questo è l'anno 2004. Io mi sono immatricolata però nel 2000 e c'era ancora il vecchio ordinamento, poi l'ho cambiato e questa è la laurea, come si chiama, triennale. E perché ho messo questa foto e con la scritta la mia prima volta? Perché quando mi sono immatricolata, l'esame che faceva un po' da sbarramento tra chi rimaneva e chi poi lasciava, che era l'esame un po' più duro, un po' più tosto, erano gli esami di lingua e di letteratura inglese. Al corso di letteratura inglese, per la prima volta, io ho sentito parlare di gender. Era il 2000. Io non avevo mai sentito questa parola, eppure il corso monografico che abbiamo fatto di letteratura inglese era tutto sul gender. È stata la prima volta in cui ho sentito parlare di identità sessuale come un prodotto della cultura, è stata la prima volta che ho sentito dire che ogni identità è una costruzione culturale, compresa quella sessuale. È stata la prima volta che ho sentito dire che ci sono molti modi di essere donna, ma anche uomo, che lo spettro dell'identità sessuale è molto più ampia di come noi l'abbiamo sempre percepita. Il concetto sostanzialmente era che il sesso biologico, quello con cui nasciamo, maschio o femmina, era qualcosa di totalmente differente dal nostro genere e che, insomma, parte di quello che noi pensavamo era sostanzialmente frutto della cultura, dell'ambiente che ci circondava e che poteva essere cambiato. Sinceramente mi sembrava qualcosa a metà tra la fantascienza e non so dire cos'altro. E anni dopo sono andata a riprendere questo che vi ho citato adesso, non è che io me li ricordi ovviamente, essendo passati 24 anni, però conservo ancora gli appunti di allora, quindi era scritto esattamente così. Tra i tanti titoli che c'erano da studiare, ad esempio per il corso c'era questo romanzo definito distopico che si chiamava La passione della nuova Eva di Angela Carter, dove praticamente c'era questo professore inglese che si chiamava Evelyn, aveva perso la testa per un'attrice americana, quindi prende parte dall'Inghilterra, va negli Stati Uniti, cerca questa donna, ma mentre la cerca si imbatte in un gruppo di amazzoni che lo fanno diventare donna, e poi finisce rapito da un tale che si chiama Zero con un occhio solo, e questo tale poi lo porta dall'attrice, che però in realtà era un attore, quindi i due hanno un rapporto intimo e c'è questo incontro di queste quattro identità. Mi sembrava veramente una follia. Io dovevo solo studiare, prendere 28, come è accaduto, perché non avevo proprio studiato benissimo. E non mi interessavano le identità che si cambiavano in qualche pagina e quindi avrei dimenticato tutto. No, non fosse che poi, dopo qualche anno, il gender è diventato come Vodafone, tutto intorno a te. Eppure io la prima volta che ne ho sentito parlare è in un ambiente scolastico. Quindi, come dire, istruzione pubblica, ed è lì che l'ho incontrato per la prima volta. A questo punto però, quanti sono i generi? Dire sesso e genere è uguale? Quanti sono? Chi decide chi è cosa? E qui inizia il quiz, perché qualcuno ancora, con un po' di buon senso, qualcuno che ancora ha ancorato la realtà, dice sono due, sono i sessi, e invece i generi sarebbero tantissimi. Qualcuno arriva a contarne 58, ormai ti chiedono di che genere sei, non solo se ti iscrivi in palestra, ma anche a qualche coro parrocchiale. Gli attivisti dei cosiddetti diritti civili risolvono la questione aggiungendo un più davanti a LGBTQ per far capire che comunque bisogna lasciare un segno che dica che non stiamo escludendo nessuno, ma anche questo alla lunga non è stato più sufficiente. Andiamo avanti. E quindi per poter parlare, no, di tutti i generi è stato introdotto l'asterisco, chi è pronto per tornare a scuola. È stata introdotta la Schwa, come vedete là, Castelfranco Emilia, quello è un cartello comunale di un comune. Quello sopra è il titolo del conservatorio che adotta lo Schwa in segno di rispetto. Addirittura lo scorso anno la Schwa, che è questa vocale che si scrive come una E rovesciata, si pronuncia E, è stata usata in un tema di italiano da questo ragazzo che si è guadagnato anche le prime pagine dei giornali. E quello che vediamo qui è, come io ho incontrato, diciamo, il gender all'università, è sostenuto da una serie di intellettuali, ad esempio, veramente potete trovare di tutto in rete. Comunque c'è un linguista dell'Università Federico II di Napoli che a un certo punto ha detto: l'asterisco può risultare utile
nella situazione in cui non si conosce il genere della persona che ricoprirà un determinato ruolo. Può consentire di superare la logica binaria della visione tradizionale del genere, permettendo a chi non vuole attribuirsi né il genere maschile né quello femminile di evitare questa scelta. E quindi siamo di nuovo alla percezione del genere. Poi c'è una linguista che è molto in voga ultimamente, che si chiama Vera Gheno, che scriveva che, piaccia o no alla maggioranza, esistono persone che al momento ritengono l'esistenza dei generi maschili e femminili come un limite all'espressione di sé. Quindi non si sta modificando soltanto il linguaggio, ma anche la realtà, perché si afferma, si vuole affermare che una persona può nascere non uomo e non donna, ma qualcos'altro. Lei, probabilmente molti di voi la conoscono, sanno chi è Michela Murgia, è una scrittrice sarda molto nota che è morta lo scorso anno dopo aver combattuto contro il cancro, che l'ha colpita molto giovane. E nell'ultimo periodo della sua vita, Michela Murgia ha voluto intensificare le battaglie che aveva sempre portato avanti, appunto, nella sua vita, e che attraverso il linguaggio volevano imporre, potremmo dire, un cambiamento sulla realtà. Tra gli ultimi scritti della Murgia c'è la narrazione, che è avvenuta sui social, del suo matrimonio. Attenzione, perché è un po' complesso. Dunque, lei si era già sposata da giovane, da ragazza, poi si era separata. Nell'ultimo periodo della sua vita ha iniziato a raccontare di avere una famiglia queer, composta da 10 persone, senza legami di sangue, senza promesse di alcun genere, senza dei ruoli predefiniti, una sorta di, diciamo, comune fluida in cui si può entrare, si può uscire quando e dove si vuole, in cui ci sono quelli che lei ha chiamato dei figli di anima. E alla fine della sua vita lei ha contestato il fatto che questa forma di cosiddetta famiglia non potesse avere un riconoscimento giuridico. E quindi si è sposata civilmente con uno di queste 10 persone e lo ha raccontato così: lo abbiamo fatto controvoglia, se avessimo avuto un altro modo per garantirci diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi ad uno strumento patriarcale e limitato che ci riduce che ci costringe a ridurre ad una rappresentazione della coppia un'esperienza molto più ricca e forte, dove il numero 2 è contrario di quello che siamo. Non fatemi gli auguri. Il rito che avremmo voluto non esiste, ma esisterà e vogliamo contribuire a farlo nascere. Poi ha detto: tra qualche giorno, nella nostra casa dove sto facendo il trasloco, daremo vita alla nostra idea di celebrazione della famiglia queer. Il problema, ha detto nella sua ultima intervista, è togliere aggettivi al termine famiglia e declinarla finalmente al plurale. Non bisogna più dire famiglia tradizionale, ha detto, perché la famiglia tradizionale non esiste. Qua c'è lei quando festeggia il suo il cosiddetto matrimonio con alcuni componenti della sua cosiddetta famiglia queer, con questi abiti bianchi che sono stati disegnati da una stilista della Maison Dior che si chiama Maria Grazia Chiuri, e lei ha anche la scritta God Save the Queer sul suo abito, Michela Murgia. Anche questo accanto è una cosiddetta famiglia queer. Non so se qualcuno di voi riconosce una delle donne che sono praticamente sopra di me. Lei è una protagonista di Sex and the City, Miranda Hobbs. Sapete, il quartetto ambientato a New York, una serie che ha avuto un successo veramente clamoroso. Ci sono queste 4 tra i 35 e i 40 anni single di New York, amiche, tutte con un lavoro molto glamour, tutte molto belle, tutte molto indipendenti. Insomma, la serie racconta le loro avventure sentimental-sessuali, ovviamente tutte molto libere, tutte molto contrarie al matrimonio e che consumano le relazioni un po' come consumano le scarpe. Comunque, lei nel quartetto è l'avvocato, si chiama Miranda Hobbs, che nella serie è eternamente in lotta contro il maschilismo del suo ambiente di lavoro, cerca un uomo che non si intimorisce davanti al suo successo professionale. E praticamente, ora che c'è il sequel di Sex and the City, che si chiama And Just Like That, è venuto fuori che l'attrice che interpreta Miranda, che si chiama Cynthia Nixon,
ha avuto una parabola molto simile a quella del suo personaggio, cioè Miranda Hobbes, poiché entrambe si definiscono queer. Nella fiction Miranda lascia suo marito per mettersi con questa che vedete qui, Chet Diaz, che è una collega di Carrie che si definisce non binary e bisessuale. Nella vita Cinzia si è separata dal marito, che è un fotografo con cui ha avuto due figli, ora sta insieme ad una donna. Hanno avuto un figlio cioè una delle due donne ha avuto un figlio con un uomo di una coppia gay di loro amici, ok, e ora lo crescono sostanzialmente in quattro. Io ho letto tutta questa intervista lo scorso anno su Style in Inghilterra, e già solo per capire tutti i gradi di parentela non è stato molto facile. Uno dei figli di Cinzia ovviamente è trans, per completare un po' il quartetto, e quindi anche questo è un modello di cosiddetta famiglia queer. Ma quanti articoli, serie TV, canzoni, serie televisive in questi anni ci hanno fatto piovere addosso modelli di famiglia che in realtà non esistono, perché sono profondamente diversi dall'unico modello di famiglia esistente? Perché se la famiglia è queer, se i generi sono 58, che fine fa la donna? Che fine fa la madre? E qui andiamo un po' più avanti, saltiamo alcune slide, perché sono stata un po' troppo lunga. Ecco, ci fermiamo qua. Lei è una modella, non so se qualcuno di voi la conosce, si chiama Bianca Balti, ha fatto un po' discutere proprio nelle scorse settimane, perché in una diretta su Instagram si è rivolta a sua figlia Matilde, che ha 17 anni, e ha detto: guarda, quando tu avrai 21 anni ti regalo il social freezing, così non ci pensi più, ti fai la tua vita e quando vuoi una gravidanza hai già tutto il necessario. È una vicenda che, tranne questo pezzo che ovviamente è uscito poco fa, ne ho parlato anche nel mio libro, nel capitolo in cui parlo del congelamento degli ovuli. Racconto cos'è, come viene presentato, come viene venduto, quali sono le ricadute, che cosa è davvero. Lei, che è una ex top model lodigiana, dopo aver avuto una figlia dal marito, poi un'altra da un secondo uomo, nel 2022 ha deciso di mettere nel congelatore, come dice lei, la possibilità di procreare ancora, e ha detto così: ho vissuto il congelamento degli ovuli in maniera molto femminista. Per me significava svincolare il mio sogno di maternità da un uomo, da una relazione. D'altra parte, ma cos'è l'uomo se non un orpello per procreare? Oggi basta un ovulo, una banca del seme magari. Nella diretta su Instagram di cui si parla in queste ore, lei ha dichiarato: io non sapevo niente del social freezing fino a 37 anni, fino a che sono capitata su una diretta di un'amica, proprio quella che sto facendo io ora, forse sarei addirittura rimasta con il mio ex, perché alla fine volevo un altro figlio e non volevo perdere la possibilità di una maternità. Quindi abbiamo una donna che a un certo punto ha l'illuminazione, dice: beh, voglio un figlio, ma non voglio più stare con quest'uomo, non importa, c'è il congelamento degli ovuli. Quindi la scienza al servizio delle donne, lei ha detto, è ancora un tabù, così ha dichiarato, come l'aborto uguale il social freezing, ma non c'è niente di male, ricordiamocelo sempre, dice lei. Ma io mi chiedo, veramente non c'è niente di male? Davvero vogliamo ridurre la maternità ad una specie di servizio on demand del quale usufruire quando desideriamo, come lo desideriamo, o eventualmente un'offerta da declinare qualora non vogliamo il bambino con la contraccezione o con l'aborto? Ovviamente, tra l'altro, cancellando la donna, perché in questo cancellando la madre si cancella anche la donna, viene cancellato anche l'uomo. Andiamo in Francia. La Francia è il primo paese, lo avrete forse sentito nelle scorse settimane, che ha inserito il diritto all'aborto nella propria carta costituzionale. Una dei deputati francesi, quando è uscita questa notizia, ha detto: oggi la Francia rinnova la sua vocazione di faro dei diritti umani. Peccato che già quella del 1789 non è stata proprio la rivoluzione della libertà e dell'uguaglianza e della fraternità, insomma, che ci vogliono far passare. Oggi poi quei tre sostantivi, diciamo, un po' ammantati di melassa, un po' buonista, hanno perso totalmente tutto quel significato simbolico che ancora restava in piedi. Perché che uguaglianza ci può essere se qualcuno ha diritto alla vita e qualcun altro no?
non c'è più nessun tipo di uguaglianza e non c'è più neanche nessun tipo di libertà. Mentre insomma qui si va sui nostri giornali, che io leggo ovviamente per lavoro, ma si va a fare lezioni a questo regime, al tal regime, non ci si rende conto che proprio nell'Occidente, nel cuore dell'Occidente, la soppressione dell'essere umano è diventata un diritto da tutelare dentro una Costituzione. Parliamo dell'omicidio legalizzato di un bambino nel grembo della mamma, che fa un passo in più, già ovviamente era totalmente legale e oggi diventa un diritto. Diventa un diritto perché la vittima è piccola, la vittima non può parlare, la vittima è anche invisibile agli occhi, quindi figuriamoci. Così la Francia uccide i suoi figli in nome della libertà, uccide le sue figlie e le uccide nel nome delle donne, questa è la cosa raggelante. L'aborto è una specie di sacro graal del neofemminismo, è una specie di dogma del nuovo ordine sociale, perché è indiscutibile soprattutto se sei una donna, ancora di più se sei una donna nata in Occidente, dove l'aborto si chiama interruzione volontaria di gravidanza. È indiscutibile dopo che la pratica è stata legalizzata, è difficilissimo mettere in discussione la legge, anche solo se dici che la 194 dovrebbe essere abrogata, è difficile anche solo farti capire perché è considerato inconcepibile. La propaganda abortista, a parere mio, ha veramente narcotizzato la coscienza collettiva, soprattutto delle donne, ha anestetizzato la capacità di giudizio delle persone, perché quando si parla di aborto si pensa solo ed unicamente alle madri, non dico neanche alle donne perché sono già madri, e senza considerare che oltre alla loro vita c'è anche quella del bambino. Il corpo della donna ne contiene un altro, un'altra vita, un'altra coscienza, un'altra libertà, un'altra anima creata per l'eternità esattamente come noi, e quindi non ci sarà mai nessuna vera libertà fino a che alle donne sarà caricata sulle spalle la responsabilità di decidere quello che non si può decidere, cioè se una persona deve vivere o morire. E soprattutto non ci sarà nessuna libertà fino a che il grande rimosso dal dibattito pubblico sarà il concepito. Andiamo a quella dopo. Questo è il film che è uscito quest'estate, forse qualcuno l'ha visto. Qualcuno ha visto Barbie? Nessuno. Allora ve lo racconto io. È un film che ha avuto grande successo la scorsa estate e inizia così. Praticamente all'inizio c'è una specie di remake un po' cupo di Odissea nello spazio, quello di Kubrick, dove ci sono delle bambine al posto delle scimmie, delle bambine che hanno in mano dei bambolotti e li sbattono a terra con violenza. E a un certo punto c'è una voce fuori campo che ci ricorda che in oscuro passato, prima del femminismo, che era un faro di civiltà, le bambole esistevano solo per abituare le bambine all'unico ruolo che spettava loro nella società, cioè quello di mamme. A quel punto dal cielo irrompe una gigantesca Barbie, che è l'attrice, che è Margot Robbie, con il costume a righe, il tacco 12, gli occhiali da sole, parte, così parlò Zarathustra di Strauss, e le bambine appunto distruggono i loro bambolotti sbattendo violentemente il cranio dei bambolotti a terra, mentre una voce narrante dice: grazie a Barbie tutti i problemi del femminismo sono stati risolti. Poi il film parte. Ci troviamo a Barbieland, che è la terra di Barbie, una specie di universo parallelo totalmente al femminile, il presidente è una donna, il sindaco è una donna, sono tutti donne, anche i netturbini, e si sente la voce che dice: Barbie può essere tutto, insegnante, astronauta, infermiera, cantante, attrice, commessa, avvocato, psicologo. Ovviamente per il politicamente corretto ci sono le diverse etnie, ci sono le diverse taglie, c'è la Barbie in carrozzina, ci sono tutte le opzioni possibili e immaginabili, tranne una, che è la mamma. O meglio, c'è una fugacissima scena in cui si vede una Barbie incinta, che veramente si vede per un secondo solo, e che nel film rappresenta l'unica Barbie che era stata effettivamente prodotta in dolce attesa, che è stata tolta dalla produzione, dalla Mattel, molto velocemente. E insiste questa voce che dice: tu puoi essere qualunque cosa, bambina, mentre lui, Ken, è solo Ken. Infatti a Barbieland tutti i Ken, tutti gli uomini, tutti i maschi sono letteralmente inutili, sono spiaggiati, sono degli invertebrati che passano la loro vita a pochi passi da una specie di oceano di plastica, e questi maschi esistono solo in relazione alle Barbie. Ma anche in quel caso si devono accontare un po' dell'angolino. Non voglio spoilerarvi tutto il film, anche perché
Il corpo del film è molto noioso, è un pippotto, un pistolotto sull'autodeterminazione, sul sentimentalismo, sull'emancipazione, sulla lotta al patriarcato. A un certo punto Barbie deve fare un viaggio da Barbieland fino alla Terra, quindi arriva a Los Angeles, e quindi il corpo centrale è veramente di una noia mortale. D'altra parte la regista è quella che ha, non so se avete sentito, lavorato al remake di Biancaneve, in cui i nani sono sostituiti dalle creature magiche, perché dire nani non va bene, non è inclusivo. Biancaneve si salva da sola, il principe non c'è, quindi diciamo che la regia viene da un pensiero di questo tipo. Quindi in Barbie tutte le figure maschili sono ridotte a zero praticamente. E tuttavia sul finale, perché l'ho messo qui, sul finale si salva Barbie un filino, in zona Cesarini. Perché a un certo punto Barbie fa un po' come Pinocchio, deve decidere se vuole diventare una persona vera o se vuole rimanere una bambola di plastica. E alla fine del film si svolge questo dialogo tra creatura e creatore, ovvero tra insomma, la creatura che è la Barbie e Ruth Handler, che è colei che per la Mattel ha creato questa Barbie, e che rivela alla bambola di plastica che se sceglierà di diventare una donna vera dovrà fare i conti con delle cose difficili, tra cui il dolore e la morte. Le due si prendono per mano, la creatrice, il creatore e la creatura, e parte il brano che si intitola What I Was Made For, per quale scopo sono al mondo, e si vedono delle scene totalmente diverse rispetto a tutto il resto del film, in cui a farla da padrone erano queste Barbie ovviamente bellissime, con questo super stacco di coscia, vestiti, abiti e i Ken spiaggiati. A un certo punto si vedono delle scene molto sfumate di famiglia, di maternità, di bambini, di vita normale, abbracci, scorci di vita quotidiana, e Barbie si commuove, non si vede tanto bene lì, ma comunque le scendono le lacrime dagli occhi, e si capisce che la sua decisione sarà quella di diventare una donna vera, quindi quella di lasciare Barbieland. Una delle frasi che lei ripete tantissime volte nel film, e che dice anche a Ken, che dice: io non ho la vagina, sono una bambola di plastica. E sul finale si vede lei che, dopo questo colloquio con il creatore, varca la soglia di un palazzo molto alto, un grattacielo di New York, non si capisce dove sta andando, e dove sta andando va dal ginecologo, perché la prima cosa che fa quando decide di diventare una donna vera è prendere atto che potrà generare. Quindi questo film l'ho voluto mettere qui perché, cioè, parte veramente dal, come dire, mette insieme tutti gli stereotipi che ci sono stati venduti sulla donna, tutte le illusioni di cui anche noi siamo state nutrite, per cui prima ti devi realizzare, il lavoro più importante della famiglia, non devi dipendere da un uomo, l'importante è che devi essere emancipata, realizzata, indipendente, il matrimonio viene dopo, i figli casomai forse vengono dopo, ma solo se realmente lo vuoi. Alla fine di tutto questo ci si può ancora salvare tornando nella realtà. Barbie si salva prendendo atto che quello che potrà fare di più grande è generare, è essere feconda. Si salva, diciamo, per modo di dire, perché il pezzettino che le manca, secondo me, nel film, perché è vero che riscopre la sua vocazione di donna, diventa una donna vera, ma le manca quello di ristabilire un'alleanza, quella fondamentale, con l'uomo. Perché, insomma, ovviamente per tutto il film, come anche a volte nella realtà, quella che viene minata in modo profondo, anche da una corrente che io, lavorando al libro, ho chiamato neofemminista, viene minata l'alleanza tra uomo e donna. Io credo che quello che stiamo vivendo invece sia il tempo in cui occorre sotterrare l'ascia di guerra. Se c'è una necessità, è quella che a fare la storia siano insieme uomini e donne che non solo, come dire, vivano a pieno la loro identità, ma la abbraccino in maniera totale, perché solo in questo modo potranno davvero essere fecondi e fare del bene in questa nostra società. E solo dall'alleanza dall'alleanza tra uomini e donne potrà davvero rinascere qualcosa di nuovo, e quindi credo sia tempo di
veramente di dire basta in un certo senso a questo eterno conflitto che ha varie forme, ha varie sfaccettature, ma come dire, se non lo abbandoniamo non potrà portare altro che altra distruzione alla società. E direi che sono stata nei tempi. Grazie Raffaella, insomma tantissimi spunti, sì. Ovviamente potete poi tradurre ancora, questi spunti in domande, potete insomma scrivere le vostre domande sui fogliettini, li potete consegnare a me, Paolo, al Don. Per parlare con Raffaella vi chiederei di aspettare alla fine, quando sarà disponibile anche per firmare le copie del suo libro. Adesso buona pausa. Possiamo sederci che ricominciamo. Ricordo anche che, come detto prima, il libro di Raffaella lo potete trovare nell'angolo, ci sarà il Don che insomma effettuerà i pagamenti, il prezzo è quello di copertina, quindi c'è. Offre, no, gestisce il Don. Lo potrebbe offrire. Raffaella, a te la parola. Grazie perché vedo che siete rimasti nonostante tutto. No, vi ringrazio davvero per l'attenzione, parlavo con una fugace chiacchiera con Andreina che mi ha detto una cosa che mi dice sempre mio marito, no? Più o meno, no? Perché mi ha detto, c'è un po' sconvolto con alcune di queste storie, e mio marito dice che nel libro ci sono un po' di storie dell'orrore, è vero, però poi insomma diciamo che sul finale, come faremo stasera, proviamo anche a dare ragione della nostra speranza. Allora, partiamo dalle domande. Che ruolo hanno i mass media oggi nell'inculcare il pensiero unico di derivazione anglosassone sul gender? Davanti alla TV la gente si pone delle domande sul perché in tutto il mondo occidentale si deve sempre pensare secondo un'antilogica, perché una realtà parallela, di chi è il vantaggio? Questa domanda la leggo insieme ad un'altra domanda, che è questa. Volevo chiedere a Raffaella, qui qualcuno ha già letto il mio libro, se poteva spiegare la scena cult del film Il diavolo veste Prada, di cui parla nel libro, che spiega bene come l'industria delle idee funziona esattamente come l'industria della moda. Allora, usiamo il primo dei video che avevo portato nei contenuti extra. Aspetta, ferma no, un secondo. Questa è tutta roba. Non so se qualcuno ha visto il film. Basta, vediamo la scena. No, questa è tutta roba già vista. Taskens sta cercando di reinventare la vita bassa. Ma dove sono tutti fatto gli altri abiti? Qui ce ne sono alcuni. Stai qui, poi guarda e ascolta. E secondo me potrebbe essere molto interessante no. No, io proprio lo trovo sconcertante. Perché deve essere così difficile mettere su una rassegna decente? Avete avuto ore e ore per prepararla. Non ho parole, credetemi. Dove sono tutti gli sponsor? Abbiamo alcuni pezzi di Banana Republic. Beh, ce ne servono di più, no? Questo potrebbe essere... Oh, che ne sì. Pensi? Beh, tu mi conosci. Dammi una gonna di tulle, un tocco di vecchio West e sono perdutamente tuo. Ma non ti pare che sia un po' troppo come... Come la Croix di Luglio? Sì, ma no, ci ho pensato, ma con i giusti accessori per me funziona. Dove sono le cinture? Ok. Perché ma perché nessuno è pronto? Ecco, la scelta è ardua. Sono talmente diverse. Ti fa ridere? No, niente, ecco, solo che quelle due cinture mi sembrano esattamente identiche. Cioè, io sto ancora imparando tutto di questa roba, allora... Di questa roba? Oddio. Oh. Ma certo, ho capito. Tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te? Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. Sarebbe una giacca qui? Mm-mm.
E poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di 8 diversi stilisti. Dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti. In mezzo a una pila di roba. L'industria delle idee funziona esattamente come l'industria della moda. Noi, quando andiamo a fare acquisti, ad acquistare dei vestiti, difficilmente andiamo dal sarto, qualcuno si fa fare qualche volta degli abiti sartoriali, tutti noi andiamo nei negozi e compriamo esattamente quello che troviamo nei negozi, può differire la fascia di prezzo, la qualità, il gusto, ma sostanzialmente la scelta è limitata a quello che noi troviamo nei negozi. L'industria delle idee funziona esattamente nello stesso modo. Questa è una cosa che mi si è chiarita nel tempo lavorando all'interno del sistema mediatico con le notizie. E quindi riflettendo capisci che la vita di ciascuno di noi è stata formata tantissimo dai prodotti culturali di cui ci siamo abbeverati nel corso degli anni, quindi parlando di donne, in questo caso riviste femminili, film, serie televisive, canzoni. Mi viene in mente un altro video che ho portato, però è in inglese, non l'ho trovato sottotitolato, ve lo racconto io. A un certo punto quello che oggi è il presidente americano, Joe Biden, quando era vicepresidente c'era il dibattito sul matrimonio tra persone dello stesso sesso e lui va in TV a spiegare insomma, la sua posizione e lui, pur professandosi cattolico, dice no, ma io non ho problemi con la questione del matrimonio per lo stesso sesso e dice nell'accettazione culturale da parte del popolo americano del matrimonio tra persone dello stesso sesso ha fatto di più Will e Grace che il movimento LGBT, citando una serie televisiva per raccontare quanto l'impatto di questi prodotti sia come dire, potente sulla nostra psiche e sulla nostra vita. Proviamo ad andare ad una delle slide che non ho, di cui non abbiamo parlato, andiamo indietro un pochettino. Ecco, fermiamoci qua. Non so se qualcuno che ha la mia età, forse qualche anno anche in meno, ha mai letto Cosmopolitan, credo che ci sia ancora, forse si vende, ora le riviste si vendono meno. Però questa donna, che si chiama Ellen Gurley Brown, ha diretto Cosmopolitan dal 65 più o meno al 77, e lei è arrivata a Cosmopolitan dopo che aveva scritto un libro che era diventato molto famoso che si chiama Sex and the Single Girl, in cui esortava le donne ad essere economicamente indipendenti, sessualmente libere, a non aspettare il matrimonio per avere delle relazioni sessuali. All'epoca, era 62 ancora, molte donne facevano così. Il suo libro ha venduto milioni di copie, poi lei ha preso in mano il giornale e col giornale mese dopo mese ha portato avanti quelle che per lei erano dei mantra, quindi la donna doveva lavorare come un uomo parecchie ore, doveva trovare la libertà con l'indipendenza economica, doveva evitare la zavorra di un figlio, quindi non si doveva sposare, doveva evitare i figli o con la contraccezione o con l'aborto. Lei ha preso in mano questo giornale nel 1962 e lo ha praticamente depurato di tutto quello che era maternità e famiglia. Che ruolo hanno i mass media? Fondamentale, direi decisivo, direi che sono tutto, direi anche che è quasi impossibile non venirne travolti e non essere anche noi in qualche modo, come dire, permeati della mentalità che il mondo insomma ci vuole, come dire, trasmettere. Ad esempio io sono nata negli anni 80, nonostante a casa mia non si vedeva Beautiful, all'epoca andava, credo che esista ancora, non so quanti intrecci ci siano voluti, però ad esempio io sono cresciuta sostanzialmente con l'idea che il divorzio fosse una cosa normale, non che in casa mia si dicesse, però attorno hai tutto una, come dire, una serie di input per cui insomma, quello che dice la Chiesa, ovvero che il matrimonio è indissolubile, sembra una cosa fuori dal mondo e quindi per capirlo poi dopo
ti ci devi veramente mettere come dire, nuotare controcorrente rispetto a quello che dicono i mass media è difficile, però io credo che oggi va fatto. Mass media oggi sono i social, sono tutto quanto, ovviamente, perché tutti i prodotti che noi ci troviamo a guardare anche sul telefono sono come quello stesso maglioncino, noi pensiamo di averlo selezionato noi, invece l'ha selezionato qualcun altro per noi. Poi andiamo avanti perché ci sono un sacco di domande, controlliamo un po' il tempo. Ah, cosa pensi della parola femminicidio? Torniamo sempre al ruolo dei mass media. Penso che sia più corretto utilizzare la formula che si utilizzava qualche tempo fa e che è diventata, come dire, quasi una parolaccia, che è il delitto passionale. Perché credo che al centro della tragedia dei femminicidi ci siano proprio le passioni non dominate dalla ragione. Per questo è un delitto passionale, un delitto che matura in una relazione malata in cui le passioni hanno preso il sopravvento sulla ragione, quindi le passioni che sono il possesso, la smania di controllo, a volte la violenza. E quindi partendo, quando si dice femminicidio, si dice uccisa in quanto donna, quindi è il genere che viene messo al centro. Invece per me è la passione che viene messa al centro di questi delitti, perché non è il genere della persona, cioè non è che quando si parla di femminicidio si immagina un uomo che scende e uccide una donna per caso, uccide una commessa, uccide una passante, no. Ma una persona a cui è stato o è legato da un legame sentimentale, quindi non è il genere, ma è la passione. Perché se si parte da una premessa fuorviante, e cioè è stata uccisa quanto donna, si arriva ad una conseguenza fuorviante, e cioè che il genere, non della vittima, ma del carnefice, fa la differenza. E allora si arriva a pensare alla famosa mascolinità tossica, per cui l'uomo diventa violento a prescindere, il maschio va devirilizzato e quindi in qualche modo va cancellato a sua volta. Quindi è un termine che io personalmente non uso, perché per me il termine corretto è appunto delitto passionale. Il problema non è il sesso delle persone, ma le passioni che hanno preso il sopravvento non sono dominate dalla ragione ed è la relazione che è malata, è quella che è il problema. Poi, vediamo. Ormai il concetto di gender è normalizzato in adolescenti e preadolescenti. Come far capir loro che nessuno nasce in un corpo sbagliato? Beh, intanto dobbiamo dirglielo. Anzi, la leggo a quest'altra di domanda, che si è parlato di creatore di tutti i generi, ma mai nessun cenno a Dio creatore. È chiaro che nel momento in cui una persona è convinta, uno dei, come dire, dei mantra del femminismo è la cosiddetta autodeterminazione, quindi la donna che si autodetermina, fa del proprio corpo quello che vuole. Ovviamente l'autodeterminazione oggi è un concetto come dire, piuttosto diffuso e anche propagandato. Nel momento in cui tu sei veramente convinto di autodeterminarti, in cui sei veramente convinto, come ti dicono, che tutto è possibile, che puoi fare tutto quello che vuoi, basta volerlo, che è una cosa solo perché è tecnicamente possibile, fattibile, è giusta, è chiaro che una persona che vive un disagio e desidera una cosa, è come consumo le relazioni, desidero una cosa, voglio quella cosa, voglio cambiare sesso. Come si fa a far capire che nessuno nasce nel corpo sbagliato? E intanto, come dire, gli va detto che il corpo che noi abbiamo è un dono del creatore, come scrive bene la persona che ha fatto questa domanda. Perché l'ideologia gender, quello che vuole eliminare, dopo aver eliminato l'uomo e la donna, maschi e femmine, li creò, è eliminare il creatore, quello da cui noi dipendiamo. E quindi, dal mio punto di vista, come dire, il tentativo deve essere quello di raccontar loro che se noi siamo stati creati con questo corpo, che tra l'altro è il corpo con il quale risorgeremo, questo corpo glorioso,
come dire, vuol dire che ci è stato donato per fare qualcosa di grande. Ora, di fronte ad un adolescente o ad un ragazzo che soffre perché ha delle difficoltà con il proprio corpo sessuato, è chiaro che non basta una risposta tipo ma no, guarda che il tuo è un corpo giusto, però a parer mio la risposta a questa domanda, come dire, è esistenziale, è sostanzialmente esistenziale. Quindi un ragazzo che dice che è nato in un corpo sbagliato sta facendo una domanda di senso sulla propria vita. Chi sono? Da dove vengo? Qual è il mio scopo? Chi mi ha creato? Perché sono qui? A proposito di mass media che propagandano sempre, non è vero poi sempre, esagero, però diciamo ci siamo capiti, su questi temi diciamo che però il coro è più o meno univoco. E una donna che però invece ha parlato controcorrente e di cui ho raccontato anche nel mio libro è la dottoressa Maura Massimino, che è il primario dell'oncologia pediatrica dell'Istituto dei Tumori di Milano, che io ho visto intervistata, non so se era un anno fa, mi pare, da una rete Mediaset. Si parlava appunto di questi temi, dei bloccanti della pubertà, di ragazzini che vogliono cambiare sesso. A un certo punto mi è arrivata dalla televisione, cioè dicevo la biocco, come mio marito sa, se lui non mi parla io alle 9:15 mi calo la palpebra, però mi è arrivata questa voce di donna e mi ha colpito perché la sua voce esprimeva la gravità delle cose che stava dicendo. Poi dopo sono andata anche a incontrarla. Insomma, questa donna racconta che lei i bloccanti per la pubertà, cosiddetti, cioè perché vengono, si chiama bloccanti per la pubertà perché in realtà è un farmaco che viene utilizzato off-label, cioè non per lo scopo per cui è nato, ma allo scopo di bloccare la pubertà, ma il suo scopo reale nasce nell'ambito appunto dell'oncologia. E forse chi ha avuto a che fare con qualche malattia oncologica può saperlo. Comunque per alcune tipi di malattie oncologiche viene somministrata questa triptorelina e la dottoressa Massimino raccontava che lei li somministra ai suoi piccoli pazienti, ma lei dice ma io somministro a loro di fronte ad una malattia grave e so conosco gli effetti di questi farmaci. Come siamo arrivati a dare a dei ragazzini dei farmaci, dei ragazzini sani dei farmaci? Cioè abbiamo fatto tanto, si parlava di oncologia ad esempio legata ai tumori della mammella, è stato fatto tanto per trovare la cosiddetta quadrantectomia, no? Per non privare le donne del seno, okay? Per riuscire a salvarlo, e all'improvviso noi andiamo a come dire, rimuovere dei seni sani da una ragazzina perché dice che si sente un uomo, ma già solo a raccontarlo uno capisce che c'è qualcosa di sbagliato. Allora, se un ragazzo vive una sofferenza nei confronti del proprio corpo sessuato, bisogna indagare sulla sofferenza, non cambiare, tentare di cambiare il corpo sessuato illudendolo e portandolo ad avere una sofferenza ancora maggiore. Come si fa a contrastare questo scempio? Non so, apriamo un dibattito. Non so se è possibile contrastarlo, sinceramente. Mi viene da dire di contrastare, cioè, noi siamo dei Davide contro Golia. Sicuramente partire da un dato di realtà, come dire, aiuta sempre a, come dire, a rimettere le cose in ordine. Adesso, ad esempio, si discute sulla proposta di legge legata al far ascoltare ad una mamma che sta per abortire il battito cardiaco del bambino che porta in grembo. E uno dice, vabbè, ma cosa cambia se uno ha deciso di abortire? No, perché ascoltare il battito, cioè avere un dato di realtà in più, cambia. Sono tantissime le storie delle persone che hanno cambiato idea, ad esempio, soltanto ascoltando questo piccolo battito. Ecco, secondo me, per contrastare questo scempio bisogna sempre usare dei dati di realtà. Credo che questa sia un'epoca in cui, diciamo, le prediche, le omelie contano poco, contano fino a un certo punto. Quello che
forse rimane sono appunto i dati di realtà, sono le storie delle persone che magari non si trovano sui grandi media. Quello che io ho voluto fare, ad esempio, nel mio libro, io non sono una scrittrice, sono una giornalista sostanzialmente, quindi in realtà il mio libro è una serie di storie, sono tante storie, alcune appunto sono dell'orrore, come dice mio marito, altre invece sono più edificanti. Noi non sappiamo che cosa lasciamo quando seminiamo del bene, quando partiamo da un dato di realtà, però io per provare a contrastare partirei sempre comunque da questo. Ad esempio mi viene in mente che nel mio libro racconto la storia di una donna, di una ex giornalista, oggi una teologa americana, che quando era giovane sostanzialmente lavorava in una rivista di musica. Andava a intervistare un sacco di cantanti famosi, poi viveva a New York, poi all'epoca faceva una vita iperlibertina, non credeva in nulla, aveva insomma molti flirt, molti party, molto tutto questo. Un giorno deve andare a intervistare non mi ricordo neanche chi, forse un chitarrista, e si informa su questo chitarrista e scopre che questa persona leggeva Chesterton, e quindi anche lei si mette a leggere Chesterton, dice vabbè dai, leggo. E vabbè, per farvela iper breve, da lì è iniziata la sua conversione, cioè solo leggendo Chesterton, perché aveva visto che la persona che doveva intervistare, come dire, leggeva Chesterton, e sostanzialmente lì inizia il suo percorso di conversione al cattolicesimo, che nelle sue fasi iniziali ha un'esplosione, perché lei poi scrive un libro di ipersuccesso, perché ad un certo punto nel suo percorso di conversione abbraccia la castità, cioè lei è passata da vivere in questo New York, mille persone, mille flirt, mille incontri, a dire ok, la castità, e scrive questo libro che ha avuto un grande successo, che si chiama Il brivido della castità. Nel mio libro racconto due cose che lei dice che secondo me sono molto belle. Quindi ecco, per contrastare, secondo me, dati di realtà e provare a cercare, ce ne sono delle storie di chi oggi davvero vive in modo diverso e in modo veramente controcorrente, non come vorrebbe il mondo. E qui mi collego a cosa vuol dire essere donna oggi. Cosa vuol dire essere donna oggi? Vuol dire veramente provare a, come dire, a sottrarsi dalla narrazione unica che viene fatta sulla donna e proporre un modo diverso di vivere, che poi non è che significa fare chissà che cosa, ma anche soltanto mettere in ordine delle priorità. Oggi, ad esempio, una cosa che si dice molto è: no, la donna non deve dipendere dal marito. Cioè, tema dipendere proprio diventa quasi una bestemmia, no? Cioè poi in realtà la vita di tante donne è fatta di dipendenza, ad esempio, dal datore di lavoro, che magari è antipatico, pazzo, disorganizzato, che ti costringe a fare turni pazzeschi. Perché devo dipendere da un datore di lavoro come se fosse una cosa obbligatoria, mentre dipendere, al di là di quello che significa economicamente, io sto parlando appunto nel modo ideale. Perché non dobbiamo dipendere da una persona? Il mondo non vuole, perché dovremmo riconoscere che noi dipendiamo tutti da chi ci sta intorno, e in ultimo dipendiamo tutti da Dio. E quindi secondo me il primo modo, insomma, è riconoscere che dipendiamo da qualcuno di più grande e che la nostra vita, grazie al cielo, non è tutta nelle nostre mani. Ah, e a questo proposito, secondo me la vera risposta ce l'ha lui. La dimensione sponsale come recupero dell'armonia infranta fra uomo e donna. Che le donne siano presenti attivamente con fermezza nella famiglia, nella società, in un certo senso sovrana, perché qui innanzitutto che si plasma il volto di un popolo, è qui che i suoi membri acquisiscono gli insegnamenti fondamentali. Essi imparano ad amare quanto sono amati gratuitamente, imparano il rispetto di ogni altra persona in quanto sono rispettati, imparano a conoscere il volto di Dio in quanto ne ricevono la prima rivelazione da un padre e da una madre pieni di attenzione. Ogni volta che vengono a mancare queste esperienze fondanti, è l'insieme della società che soffre
violenza e diventa a sua volta generatrice di molteplici violenze. Questo è Ratzinger, quindi direi che possiamo stare tranquilli sui consigli per gli acquisti. E secondo lei, come e da cosa potrebbe partire una nuova e genuina alleanza tra l'uomo e la donna? Come si può aiutare l'uomo a ritrovare se stesso? Penso che la risposta sia un po' quella che ovviamente diceva molto meglio di me Ratzinger prima, però sicuramente che gli uomini e le donne riabbraccino in modo pieno, in modo vero, in modo autentico la propria identità, sicuramente è il modo migliore per costruire un'alleanza, quindi riconoscere le differenze che ci sono tra uomini e donne, non farle diventare motivo di scontro, motivo di conflitto inutile, infertile e soprattutto, come dire, foriero di altri contrasti, ma di ritrovare come dire, la dimensione sponsale, cioè quella tra l'uomo e la donna, è quella di è la stessa che c'è tra Cristo e Cristo e la sua Chiesa. Vedo persone colte e intelligenti smettere di ragionare non appena si affrontano i temi etici. C'è una spiegazione a questo fenomeno? E non lo so. Non lo so, quello che mi viene da dire è, per chiudere, insomma, neanche se sono stata nei tempi stavolta, magari mi fregano, quello che mi viene da dire è questo. E cioè che quando si parla di temi etici, cioè non siamo più negli anni in cui si discuteva del dogma della Trinità, piuttosto che del filioque, non lo so. Cioè la discussione sui temi etici mette in primo piano la tua vita, ti rende molto esposto e quindi ti rende esposto al giudizio degli altri. Ti chiama ad una presa di responsabilità cosciente delle scelte che tu fai nella vita. Potrebbe costarti dei rapporti con i figli, con i fratelli, con gli amici, con i colleghi di lavoro. Questa mattina, parlando con mio marito e del fatto che saremmo venuti qui e della presentazione del libro, alla fine dicevamo che per me questo libro contiene dentro anche tanto della mia vita, ma come vedete non c'è poco in realtà della mia vita in quanto tale, non c'è un racconto della mia vita, però in realtà c'è tanto delle battaglie che io ho fatto negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, delle scelte di vita che ho fatto negli ultimi anni e che mi sono costate delle amicizie, delle occasioni perdute, degli scontri, delle distanze e cose che mi sono anche dispiaciute ovviamente, però non tornerei indietro perché arriva un certo punto, almeno per me è arrivato un momento in cui capisci che di fronte a certe cose, cioè o ti adegui e segui la corrente, oppure se vuoi provare a vivere in modo diverso devi anche avere una postura nei confronti della vita e delle persone e che ti permetta di stare dentro al mondo in modo diverso, senza essere nel mondo. Questo costa e quindi non tutti sono disposti a farlo, non tutti magari vogliono farlo, o magari chi cade non riesce a rialzarsi, e questo si spiega perché quando si parla di temi etici, che già non vanno di moda in generale, però sostanzialmente quando se ne parla si fa sempre più difficoltà. Ad esempio, nel mio libro parlo anche della fecondazione artificiale, della fecondazione in vitro, che secondo me è uno dei temi etici più difficili da trattare, perché quando si parla di aborto, almeno nel mondo cattolico, siamo tutti più o meno vagamente d'accordo che il concepito non vada soppresso, dici vabbè ma tu sopprimi una vita, tu hai sbagliato, però di fronte alla fecondazione assistita dici no, vabbè ma tu la stai, beh, però alla fine dai, stanno dando una vita, non è che stanno facendo un aborto, cioè è un po' diverso, perché devi dire no? E allora lì la cosa si fa ovviamente più difficile, e allora lì devi dire che anche gli embrioni che non nascono e che periscono durante i processi di fecondazione sono bambini esattamente come quelli dell'aborto, anche se sono più piccoli, anche quelle sono anime mortali, anche quelle sono vite che noi non possiamo sopprimere. E chiaramente diventa più difficile perché magari devi prendere una posizione netta di fronte a quello che oggettivamente è un dolore grande, quello magari di una persona che vorrebbe
è che coltivi un desiderio buono, che è quello di avere un figlio, e allora anche lì, come nel caso degli adolescenti che vivono una sofferenza col proprio corpo, ma tutti noi viviamo delle sofferenze nella nostra vita, il tema diventa portare la croce e stare davanti al dolore in modo cristiano, però è chiaro che sono temi di fronte a cui bisogna giocarsi, e a volte giocarsi significa pagare un prezzo, e a volte questo prezzo è alto. Però io credo che sia impossibile non pagare questo prezzo, è impossibile pensare di tirarsi indietro e dire vabbè, io vivo la mia vita, insomma gli altri un po' si arrangiano, perché prima o poi in qualche modo ci verrà chiesto di prendere posizione su uno di questi temi di cui abbiamo parlato stasera. Quindi prima lo facciamo, prima saremo pronti a farlo nel momento in cui ci si porrà la questione davanti. Quel che è certo è che la marea è talmente travolgente che sarà assolutamente impossibile resistere. Quindi io spero che tutti noi saremo in grado di alzarci in piedi e dire di no. Precisissima. Grazie veramente Raffaella, insomma, una bellissima serata direi. Ovviamente, come ho detto prima, vi invito ad acquistare il suo libro, Presidenta anche no, lo trovate lì in fondo, Don Riccardo è già pronto con tutti i libri. Prossimo appuntamento, ovviamente tutti i caffè li potete trovare su YouTube, sono già caricati e disponibili. Ci vedremo per il terzo e ultimo appuntamento dell'undicesima stagione del caffè il 18 maggio, sabato 18 maggio con Giovanni Figuera. Parleremo di felicità, cos'è dunque la felicità, il titolo della nostra chiacchierata del 18 maggio. Interessante, un gran titolo. Grazie mille e buonanotte a tutti. Grazie, vi ringrazio tanto.